Mister Amaulo si ricomincia, che Pineto sarà? Mi auguro che possa ripartire con il piede giusto, con la stessa capacità, intensità di interpretare le partite della passata stagione, dove abbiamo finito in crescendo, raggiungendo un risultato importante. Però, come dico sempre, non bisogna guardarsi indietro, bisogna continuare. Iniziamo un progetto nuovo con due giocatori da inserire. Mister, ecco, che tipo di squadra avete messo su con il direttore Gianmarino? Una squadra importante con una rossa già che parte al completo, quindi mi ricordo che l'anno scorso non avevamo una rosa molto ampia, l'abbiamo costruita strada facendo. Adesso in questa stagione siamo partiti già subito con organico al completo in tutti i reparti e quindi, come ho detto prima, la squadra è costruita per far bene, poi adesso pensarlo e metterlo in pratica non ce ne passa, quindi dobbiamo soltanto lavorare per raggiungere dei risultati importanti come tutti si aspettano. Ecco, Molo è un grande conoscitore del calcio di Serie D, che campionato si aspetta? Si preannuncia un'altra stagione importante ed equilibrata? Sì, come ben sapete, abbiamo un girone importante con squadre abruzzesi molto competitive, è inutile elencare l'Avezzano, la Vastese, il Francavilla e via dicendo. Quindi il campionato di Serie D è un campionato equilibrato con formazioni, con organici importanti. E se andiamo un po' nelle Marche, c'è il Matelica, c'è la Recanatese, squadre che hanno tutte un organico buono per la categoria e quindi le partite vanno giocate di domenica in domenica, ci sarà grande equilibrio come sempre, e poi chi avrà la compattezza e la forza e la continuità alla fine arriverà nelle principali posizioni.